Pasticcio politico-diplomatico sulla vicenda dei due Marò ha finito per mandare in pezzi il governo, con i ministri degli esteri Giulio Terzi e quello della difesa Giampaolo Di Paola che si scambiano accuse davanti al Parlamento. Nell'informativa alla Camera dei Deputati, il ministro Terzi ha detto di non aver mai condiviso la decisione di far rientrare in India i due fucilieri di Marina e che le sue parole sono rimaste inascoltate. Per questo ha annunciato le dimissioni da un governo che è già dimissionario di suo. Immediata nella stessa aula la replica del ministro della difesa Di Paola: sarebbe troppo facile lasciare ora, ma io non abbandonerò la nave in difficoltà fino all'ultimo giorno di governo. Un botta e risposta durissimo sul quale già domani il presidente del Consiglio uscente Mario Monti sarà chiamato a riferire nella stessa aula di Montecitorio. Eppure solo ieri i due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone avevano rivolto un appello a tutte le forze politiche chiedendo di superare divisioni e rimpalli di responsabilità e di lavorare tutti assieme per risolvere la vicenda, ma ci hanno messo meno di 24 ore per deluderli.